In diretta dal Palafiori di Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo con Nadia Battiston. Ciao, benvenuta. Grazie. Madre di me stessa. Sì. È una storia abbastanza forte, in effetti. Sì. Raccontiamo di questa donna che vive tante vicissitudini nella vita dovute proprio alle sue origini. Sì, Perché? perché lei praticamente viene a contatto con se stessa attraverso delle esperienze molto dure, perché soffre di anoressia nel corso della sua vita. Lei è figlia di una prostituta che a sua volta è stata violentata dal patrigno, quindi questa ragazza ha un'esperienza di vita abbastanza dura, è a contatto con una realtà abbastanza difficile. Quindi nel corso del tempo abbastanza incomincia ad odiare la propria madre perché si sente abbandonata dal momento che la madre, quando è piccola, partorisce in una stalla e diciamo, l'abbandona, la affida a un paio di tutori. Questa ragazza quindi cresce in modo privata dell'esperienza di avere un padre innanzitutto e dell'amore della propria madre. E questo libro parla di questo, parla delle esperienze attraverso cui una persona, secondo me, può passare per trovare o tanto dolore in se stessa oppure anche una grande crescita, perché io sono convinta che le persone trovino una crescita nella vita se hanno intenzione di crescere. E credo che dolore serva proprio a questo, cioè non solo a soffrire, ma anche a trovare qualcosa di profondo in sé. Lei poi soffrirà anche di anoressia, ma prima di arrivare a questo punto, nei suoi vari spostamenti, perché poi Sì. viene spostata da una parte all'altra, quasi come veramente un pacco postale, Sì. si ritrova dalla Francia, poi a ritornare dalla mamma che vive a Roma, Sì. e la mamma convive con un amico che poi in realtà sta per diventare donna. Sì. Sì, che è abbastanza ibrido, un personaggio abbastanza ibrido a cui questa ragazzina si attacca perché comunque è una persona che, nonostante abbia queste difficoltà, che si sente donna, nonostante sia uomo, questo uomo, diciamo perché momentaneamente è ancora uomo, riesce a trasmetterle tanto amore, riesce ad insegnarle ad amare. Difatti, nel corso del tempo, quando poi lei riuscirà nel corso della sua vita a perdonare sua mamma, sarà attraverso anche di lui, perché quando lui morirà, arriverà un pacco postale per loro in cui loro si Morirà sentono. anche lui poi Anche nel lui morirà libro. nel corso del tempo e attraverso questa morte loro due avranno un momento di calore in cui si ritroveranno perché entrambe amavano questa persona e quindi quest'uomo in qualche modo le lega una all'altra. No, perdonami, come fa lui una volta morto? Poi c'è anche tutta questa situazione particolare per cui lei riesce a mettersi in contatto con loro nonostante Sì, siano perché lui morti. praticamente va a vivere in Marocco. Dopodiché, quando lui muore lì, viene mandato un pacco con degli oggetti, delle cose che erano per entrambe. Questa ragazza apre il pacco e dentro trova delle frasi, delle cose che la ricollegavano a questo Santiago. E quindi lì lei ritrova l'amore, lei risente l'amore e il calore che questo uomo le trasmetteva. Siccome che fra lei e sua mamma c'è un abisso, una forma gelida di freddezza. E invece con questo calore che arriva attraverso queste frasi, questi oggetti che vengono spediti a loro dalla persona con cui lui viveva, loro ritrovano un attimo di calore. Nel corso del tempo poi questa Maria Sole comunque ancora continua ad avere contrasti con questa madre perché tutto il libro parla di varie vicissitudini, di cose che lei vive, esperienze, avventure, però soprattutto c'è sempre la base di questo odio per sua madre. Difatti l'anoressia è una malattia che viene Scaturisce provocata, da scaturisce da questo. questo. Io mi sono ispirata a una mia amica che si chiama Connie, che ha sofferto di anoressia e che ha odiato profondamente sua madre per anni. È riuscita a perdonarla poi nel corso del Non tempo. esattamente per questo motivo odiava sua madre, nello specifico la tua amica. No, lei odiava sua mamma perché sua mamma l'abbandonava a casa quando era da piccola, a 4 anni la chiudeva in casa, andava fuori a ballare. La chiudeva sempre a casa da sola, e quindi lei, insomma, nel corso del tempo questa madre correva dietro ogni uomo, ai vari mariti, perché si è sposata varie volte, quindi mi sono ispirata a Connie come diciamo, per creare questo personaggio di Maria Sole. Quindi in effetti la tua amica Connie riprende un po' anche quella che è la vita di Maria Sole, perché Sì. lei
da ragazzina vive, cioè lei nasce in Germania, poi si ritrova a venire in Italia con un viaggio hippie che l'ha portata in giro per il mondo per Ha 2 anni, vissuto con gli hippie per due poi è anni. approdata qui in Italia e si è costruita una vita, un po' come fa Maria Sole. Sì, un po' come ha fatto Maria Sole, sì. Che cosa accade poi a Maria Sole? Lei nell'arco della vita anche lei viaggia tanto, riesce poi a trovare qualcosa, un punto fermo. Sì, Maria Sole, beh, praticamente cambia molti compagni di vita, molti uomini. Alla fine incontra un uomo che si chiama Doriano, che sembra essere l'angelo della sua esistenza. In realtà non diventa il suo compagno di vita, ma diventa un punto fermo per lei e anche per sua figlia, perché poi Maria Sole a sua volta diventerà madre. Quando diventerà madre capirà l'importanza di come cambia la vita da essere mamma e non essere solo figlia. E lì riuscirà completamente a perdonare sua madre perché si renderà conto lei a sua volta di quanti errori avrà compiuto anche lei nella sua esistenza e anche con sua figlia. Quindi alla fine questo sarà un modo per ricongiungersi in una casa poi di una donna che si chiama Yolanda, che diventerà una sorta di madre che l'accoglierà. Lei troverà un calore in questa famiglia perché questa donna non ha avuto figli ma accoglierà molte persone nella sua casa. Arriverà uno sciamano che mi sono ispirata anche a questo, a una persona che conosco che è stato a casa mia e questa persona la ricongiungerà con lo spirito di sua madre, c'è cioè questo collegamento fra la vita e la morte, perché io credo molto in questo, insomma. E quindi. Quello che realmente troviamo in questo libro è un po' la vita della tua amica Connie, un po' ci sei Sì, tu, un po' la sua, un po' la mia, un po' un le po' storie tante di tante vite, donne, sì, sì? tante vite, tanti intrecci di tante persone che ho conosciuto, sì, sia viaggiando, sia nel lavoro che ho fatto per 30 anni, quindi ho messo insieme le storie di molte persone. E tu da giovane viaggiavi tanto, anche Sì. questo ha influito moltissimo sul tuo libro, però non facevi viaggi semplici, non il viaggio per andare al mare a prendere il sole. Tu facevi dei viaggi tanto concreti, materialmente, ti Sì. spostavi tanto interiori. Certo, sì, sono stata in Perù, in Africa, in Egitto, in vari paesi, in Messico. E sono stati viaggi non solo fisicamente duri, ma viaggi anche interiori, perché comunque volevo venire a contatto con delle altre realtà. Il mio viaggio è stato profondo, secondo me, perché comunque volevo capire anche come vivevano le persone di altre culture, di altre religioni. Ero curiosa di sapere come affrontavano il tema della morte e anche come affrontavano la vita quotidiana. E quindi questo mi ha messo in pace con parecchie parti in me stessa. Non ho più paura della morte, per esempio, una cosa che una volta mi terrorizzava. E secondo me le persone che sono morte sono qui con noi, camminano solo su un binario parallelo. Quindi anche accompagnare mio papà che è morto in luglio, pochi mesi fa, è stata una cosa molto semplice. È stato molto bello un po' riuscire a perdonare tante cose, sia a lui che in me stessa. E questo è stato un percorso importante, insomma, è una cosa che mi ha aiutato molto. Anche perché un po' nella vita, no? Quello che tu vuoi trasmettere, come nello specifico Maria Sole, il punto è riuscire a fare pace con se stessi, stare bene con se stessi, perdonare se stessi, per Certo. riuscire poi Sì, a se vogliamo perdonare gli perdonare gli altri. altri, dobbiamo perdonare prima noi stessi, non possiamo dare agli altri quello che non riusciamo a dare a noi stessi, questo è fondamentale. Madre di me stessa, perché in effetti lei diventa madre di se Di stessa. se stessa, perché io ho constatato questo, sono convinta che se io voglio essere una buona madre con i miei figli, devo prima essere madre di me stessa, non devo passare tutta la vita demonizzando una figura che mi ha fatto da madre, perché mia mamma è una donna come me. E quindi non posso andare ad accusare lei di fare certi errori perché probabilmente certe cose sono o dei limiti suoi oppure è il suo modo di essere che magari è diverso dal mio. Quindi prima di tutto devo essere io la guida di me stessa in qualsiasi cosa. E quindi secondo me il principio parte dalla mamma e da lì parte tutto. Anche perché lei in un primo momento è come se cercasse sempre affetti e stabilità, è una Certo. mamma altrove, no? La prima volta Certo. si lega a quest'uomo che poi diventa una donna, poi si legherà ad Certo, un'altra donna ancora. certo. Questo è il suo percorso, la sua ricerca, che in realtà poi non è Ossessiva. da cercare fuori quello di cui aveva bisogno, Certo, ma all'interno. E esatto. tutto arriva quando poi Esatto. finalmente diventa mamma anche lei. Allora, Madre di me stessa, di Nadia Battiston. Grazie mille per Grazie. essere stata con noi. Grazie.